Ma siamo in un momento delicato per il Paese, siamo nel momento in cui dobbiamo fare la scelta tutti consapevolmente se vogliamo tornare in un rischio potenziale di lockdown oppure se vogliamo responsabilmente applicare quelle che sono le misure di sicurezza anti-Covid. Momento delicato, decisioni difficili, ma annunciando già da questo weekend il contingentamento serale delle presenze in Piazza Santo Spirito, luogo elettivo della movida notturna, il prefetto di Firenze Laura Lega vuole evidentemente disinnescare le prevedibili polemiche e sceglie il basso profilo. L'ultima riunione del Comitato per la sicurezza e l'ordine pubblico col sindaco Nardella, la questura e le forze di polizia non è stata, assicura, un gabinetto di guerra, ma un incontro di routine. Già nel giugno scorso il tavolo operativo allestito per la fase 2 dell'emergenza Covid aveva posto tra le sue linee guida quella di evitare il sovraffollamento di certe aree. In tale ottica, fin qui sono state controllate sull'area metropolitana 1.117 persone e 208 esercizi commerciali, ma certo. Oggi vogliamo fare un salto di qualità ulteriore, come già previsto in quelle linee guida. Si parte dunque con Piazza Santo Spirito, prefiltraggio e quattro accessi, adoperarsi sottolinea di personale in borghese in maniera non discrezionale al solo scopo di garantire un tetto numerico, peraltro in corso di calcolo. Sarà tutto assolutamente non muscolare, non abbiamo intenzione di fare operazioni. Qui l'approccio che noi dobbiamo, come dire, scegliere sempre è quello di un bilanciamento attento tra i diritti di libertà, chiaramente, che sono quelli di tutti. L'obiettivo, insomma, dice il prefetto, saranno l'incolumità e la salute pubblica, non la repressione delle libertà, come qualcuno paventa. Diventa così più sfumato anche il motivo della richiesta al governo di incrementare a Firenze il contingente militare impiegato da tempo nell'operazione Strade Sicure a tutela degli obiettivi sensibili per il terrorismo. Stiamo chiedendo ovviamente un'implementazione dei numeri e poi valuteremo l'impiego.